Amici di Telefonino.net, oggi proviamo il Nexus 9, il nuovo tablet realizzato da HTC per Google, basato su Android in versione Lollipop e dotato di un display da 8.9 pollici di diagonale di un processore Tegra K1 di Nvidia 64 bit. Confezione di vendita che contiene unicamente il cavo dati USB, micro USB ed un caricabatterie con porta USB da 1 A in uscita. Parliamo delle dimensioni di questo Nexus 9, che sono di 153.68 x 228.25 x 7.95 mm di spessore. Pesa 425 grammi ben distribuiti in questa versione solo Wi-Fi, saliamo a 436 grammi nella versione anche con supporto alle reti LTE. Il frame è realizzato completamente in alluminio, ha questi bordi leggermente inclinati che facilitano sicuramente l'impugnatura. Il retro è realizzato in policarbonato con questo rivestimento gommato che trattiene ovviamente tanto le impronte digitali. Sono disponibili anche altre due varianti di colore, bianco e color sabbia, oltre a questa in nero. Molti utenti hanno notato un notevole rigonfiamento in questa parte posteriore dove è presente il logo Nexus. Anche su questo nostro device è presente questo rigonfiamento, ma non in modo molto eccessivo. Si sente comunque soprattutto quando andiamo a picchiettare qui sul logo, come se ci fosse un po' di spazio. Comunque, una pecca costruttiva che non è da HTC, che solitamente realizza dei device alquanto impeccabili. Parte anteriore che è protetta da un vetro Gorilla Glass 3 della Corning, su cui troviamo un doppio altoparlante stereo boom sound. Sono molto sottili, fanno quasi parte praticamente del frame, non so se riesco a farveli vedere. Sono comunque anche abbastanza potenti e dopo lo ascolteremo. Abbiamo poi un sensore di luminosità, una fotocamera da 1.6 megapixel con apertura f2.4. Sul retro è presente la fotocamera principale che è da 8 megapixel, apertura f2.4, flash a LED. La batteria invece è integrata, 6700 mAh, sicuramente una buona autonomia per questo device che con un utilizzo abbastanza intenso mi ha consentito di utilizzare questo device per un paio di giorni. Google ha integrato all'interno di questa versione del suo sistema operativo anche un sistema di risparmio energetico che possiamo attivare anche quando la batteria raggiunge il 5-15% di autonomia residua, e ovviamente con questo sistema attivo verranno ridotte le prestazioni del device, quindi verranno limitate le performance del processore, verranno anche limitate vibrazioni e gran parte dei dati in background. Per quanto riguarda invece il display, abbiamo un IPS a laminazione completa da 8.9 pollici di diagonale, abbiamo una risoluzione di 2048 x 1536 pixel, quindi abbiamo un rapporto in 4/3 ed una densità di 287 ppi. I pixel davvero non vengono percepiti, molto buona la visibilità alla luce diretta del sole ed anche l'angolo di visione risulta particolarmente ampio. Andiamo comunque a vedere qualche immagine di test, entriamo all'interno della nostra galleria. Allora, i colori risultano sicuramente ben bilanciati, non c'è possibilità di intervenire con funzioni software sulla regolazione di colori, della tonalità, della saturazione, appunto. Quello che ho notato purtroppo è che quando ci troviamo a visualizzare immagini molto scure, prendo ad esempio questa immagine di test solo nera, e ci troviamo in ambienti non molto illuminati, viene visualizzata, sì, c'è un piccolo alone che fa da cornice, viene appunto vista tutta la cornice di LED, e questo risulta sicuramente un po' fastidioso. Comunque tendenzialmente direi che il display ha comunque una buona qualità. Per quanto riguarda invece il processore, come detto abbiamo un Tegra K1 di Nvidia, che è un dual core Denver da 2.3 GHz a 64 bit, GPU Kepler da 192 core, 2 GB di memoria RAM, e abbiamo in questa nostra versione 32 GB di memoria integrata, di cui circa 26 sono a nostra reale disposizione. Per quanto riguarda la connettività, abbiamo il Wi-Fi a BGNAC dual band con antenne MIMO, abbiamo l'NFC, il Bluetooth 4.1, low energy e la porta USB 2.0, sia con il supporto MTP che PTP, quindi viene riconosciuto da un computer sia come un media player sia come una fotocamera. È presente tra l'altro anche il supporto OTG, per averlo dobbiamo comunque installare un file manager di terze parti, e ho notato che funziona solo con chiavette formattate in modalità FAT32.
32. Per quanto riguarda invece il GPS, è assistito, abbiamo anche l'accelerometro, il magnetometro ed il giroscopio. Occupiamoci adesso del sistema operativo, che ovviamente è Android, versione 5.0 Lollipop. Questa è la build che stiamo provando, è arrivata proprio in questi giorni. Google sta continuando ad aggiornare ovviamente Android Lollipop, nonostante questo device sia ormai arrivato sul mercato, anche perché questa release che stiamo testando ancora non risulta, secondo me, particolarmente ottimizzata. Ho notato spesso dei rallentamenti, dei ricaricamenti dell'interfaccia utente, alcune applicazioni che sono un po' lente nell'apertura, quindi è necessaria, secondo me, una ottimizzazione per andare a rendere questo sistema operativo ancora più fluido. Lollipop si contraddistingue innanzitutto per il material design, quindi questo nuovo design adottato da Google, che tra l'altro è stato esteso anche a tutte le sue applicazioni, che sono tra l'altro anche state riviste per quanto riguarda la funzionalità anche su display più grandi. Quindi troveremo degli adattamenti anche a dei tablet, quindi con un'interfaccia ottimizzata. Andiamo a vedere alcune novità rapidamente. Innanzitutto partiamo dalla tendina delle notifiche. Un primo swipe verso il basso ci mostra appunto le notifiche, se presenti, non sono presenti in questo caso. Facendo uno swipe verso destra o verso sinistra andremo ad eliminare la singola notifica, oppure potremo andarle a chiudere tutte quante insieme rapidamente tramite un apposito tasto. Un secondo swipe verso il basso invece rivela i quick toggle, con la possibilità di andare a regolare rapidamente la luminosità, di accedere rapidamente a wifi e bluetooth, e poi abbiamo anche questi altri 5 quick toggle che non sono personalizzabili. Vediamo anche il menu delle impostazioni, che è stato ovviamente un po' riorganizzato. Anche per quanto riguarda le notifiche abbiamo delle novità: per ogni singola applicazione possiamo andare a scegliere il tipo di notifica, e possiamo anche impostare un'applicazione come prioritaria, in modo che quando andremo a regolare il volume tramite appunto i tasti laterali, tramite questa interfaccia potremo andare a scegliere se ricevere tutte le notifiche, solo quelle con priorità, oppure nessuna notifica, e per ogni sia per priorità che per nessuna potremo anche andare a definire un intervallo di tempo. Per quanto riguarda invece la lock screen, anche qui abbiamo la possibilità di effettuare un doppio tap per il risveglio del display. Uno swipe verso sinistra ci consente di accedere rapidamente alla fotocamera. Qui in alto invece abbiamo la possibilità di selezionare gli utenti, abbiamo infatti la multiutenza, quindi ogni membro della famiglia, ad esempio, potrà crearsi una propria area protetta con le sue applicazioni, con i suoi file. Quindi questa è una funzionalità sicuramente molto importante quando utilizziamo questo device in famiglia, oppure possiamo semplicemente aggiungere al volo un ospite quando vogliamo ad esempio prestare il tablet a qualcuno. Per quanto riguarda invece Google Now, ci accediamo come di consueto facendo uno swipe verso destra, e anche ovviamente facendo sempre uno swipe dai tre tasti funzione verso l'alto. Rinnovato anche il multitasking, ovviamente con questa animazione, facendo uno swipe verso destra o verso sinistra andremo a chiudere le applicazioni. Ovviamente è sempre presente la funzionalità Google Now, che si può attivare semplicemente pronunciando OK Google. E infatti si è attivata. Allora, per quanto riguarda invece le applicazioni, anche qui c'è stato un rinnovamento. Questo è l'App Drawer, finalmente sono state un po' razionalizzate tutte le varie applicazioni di Google, quindi abbiamo Gmail che è stata rinnovata, che va ad integrare anche le funzionalità del client email, quindi potremo configurare anche caselle in formato POP3, IMAP 4 ed Exchange. Abbiamo una sola applicazione per quanto riguarda la galleria fotografica, ovviamente solo Chrome su questa versione solo Android, solo Lollipop. Ma andiamo a vedere proprio Gmail, perché come detto molte applicazioni sono state ottimizzate per la visualizzazione sui tablet, e qui infatti possiamo vedere come abbiamo a nostra disposizione ben tre colonne. Nella prima basta fare uno swipe verso destra per accedere a tutte le varie caselle della nostra casella di posta elettronica. Qui invece abbiamo la possibilità di visualizzare tutti i messaggi che abbiamo ricevuto, e qui invece abbiamo il corpo del messaggio. Ovviamente qui abbiamo la possibilità di visualizzare l'email in formato, in tutta la sua interezza, facendo anche un pinch in e un pinch out per lo zoom.
Per quanto riguarda altre applicazioni, anche quella relativa al calendario ha ricevuto una ottimizzazione per l'utilizzo con tablet, come è possibile vedere. Qui abbiamo tutta la vista giornaliera, qui invece i vari giorni, possiamo ovviamente scorrere di mese in mese, diversi tipi anche per quanto riguarda la visualizzazione per giorno, settimana, mese. Possiamo anche andare ovviamente a cercare all'interno di tutto il nostro calendario. Per quanto riguarda, ecco, avete visto anche in questo caso come lo sfondo ci abbia messo qualche istante per essere visualizzato. Andiamo a vedere la navigazione web, andiamo ovviamente su Chrome e apriamo su telefonino.net, che già si sta avviando. Questa intanto è la tastiera che non ha i numeri in prima funzione. Tra l'altro in questo caso non abbiamo ottimizzazioni per quanto riguarda appunto l'utilizzo su un tablet, soprattutto quando lo visualizziamo in orizzontale non abbiamo la possibilità di effettuare lo split della tastiera. Comunque una tastiera davvero molto comoda da utilizzare, con un piacevole feed a vibrazione. Tra l'altro abbiamo anche la possibilità di immissione del testo tramite swipe, presente anche la dettatura vocale, anche in modalità offline, anche con il riconoscimento della punteggiatura. Allora, siamo su telefonino.net, siamo sotto copertura wifi, attendiamo il caricamento della pagina, abbiamo il doppio tap che ovviamente su un display di questa dimensione non va ad adattare la colonna alla larghezza del display, ma la ingrandisce leggermente. Comunque la navigazione all'interno di telefonino è sicuramente molto molto fluida, anche il pinch in e il pinch out risultano sicuramente molto rapidi. Proviamo comunque ad entrare all'interno di una news. E devo dire che la velocità di caricamento è sicuramente molto buona, così come anche la visualizzazione, la navigazione, scusate, all'interno della pagina. Ma andiamo su Repubblica, ovviamente dobbiamo mettere sotto stress questo browser. Pagina che è stata già caricata e anche in questo caso sicuramente c'è un'ottima fluidità per quanto riguarda lo scroll, anche per quanto riguarda il pinch. Chiudiamo questa pubblicità, mettiamola anche in modalità orizzontale. Qui ovviamente il rapporto in 4 terzi permette davvero di avere un'ottima visualizzazione delle pagine, anche la visualizzazione dei testi è molto buona, anche al minimo risulta sempre molto molto ben contrastato il testo. Quindi davvero molto piacevole. Devo dire che il device sta tendendo a scaldarsi un po' qui nella parte posteriore, quindi l'ho notato ovviamente quando il device viene messo un po' sotto stress, come in questo caso stiamo cominciando ad utilizzare il browser, lo stiamo utilizzando da qualche minuto, in quest'area tende un po' a scaldarsi. Comunque passiamo adesso alla multimedialità e apriamo la fotocamera. Questa è l'interfaccia utente, aspettiamo qualche istante. Interfaccia utente che possiamo mostrare con uno swipe verso destra, ci permette di effettuare queste fotosfere, foto ovviamente in formato panoramico, sfocatura obiettivo, quindi la possibilità di effettuare una sorta di defocus. Abbiamo la modalità fotocamera e la modalità video. Andiamo all'interno delle impostazioni, vediamo cosa c'è possibile andare a regolare. Allora, per quanto riguarda la fotocamera posteriore possiamo impostare al massimo 8.1 megapixel in rapporto 4 terzi, scendiamo a 2.1 megapixel se impostiamo invece il 16 noni, mentre per quanto riguarda la fotocamera anteriore 1.6 megapixel in 4 terzi, 0.9 megapixel per quanto riguarda il formato 16 noni. Per quanto riguarda invece i video, full HD per quanto riguarda la posteriore, HD per l'anteriore. Abbiamo anche queste altre possibilità di impostazioni, quindi un'interfaccia davvero molto molto semplice per quanto riguarda la fotocamera. E andiamo sempre qui all'interno dell'interfaccia, anche qui abbiamo qualche altra funzionalità. Qui abbiamo il selettore per scegliere la fotocamera anteriore o posteriore, abbiamo il timer per l'autoscatto, la griglia e la possibilità di attivare il flash. Andiamo a vedere la qualità fotografica, ho scattato alcune foto in questi giorni, andiamo all'interno dell'applicazione foto. Allora, devo dire che tutto sommato le foto non sono malvagie, diciamo che hanno una buona qualità. Questa è quella, queste sono fatte ovviamente con la fotocamera anteriore, ma occupiamoci di quella posteriore. Direi che le macro sicuramente si comportano abbastanza bene, vengono catturati sicuramente molti dettagli. Questa per esempio è una fotosfera davvero d'effetto, ci consente di creare questa sorta di immagine a 360 gradi. Vediamo qualche altra foto, sono uscito, ci torniamo nuovamente all'interno. Foto contro sole, ben gestita la regolazione dell'esposizione,
Bella anche direi la foto in campo largo, quindi direi che tutto sommato le foto hanno una qualità più che discreta, tenendo conto che appunto è una fotocamera di un tablet, stesso discorso anche per quanto riguarda i video. Comunque, come di consueto, video e foto potrete vederli e giudicarli anche voi all'interno della prova su telefonino.net. Passiamo ovviamente al gaming. Allora, invece di provare il nostro classico Asphalt, che tra l'altro non viene riconosciuto al massimo dettaglio, tra l'altro non è nemmeno possibile impostare il massimo dettaglio, io ho scelto di giocare un po' con questo BB Racing, quindi questo gioco che Beach Bug Racing, che risulta particolarmente ottimizzato per il processore K1 Tegra di Nvidia, quindi tutti i dettagli grafici sono attivi e devo dire che effettivamente la qualità di questo gioco è sicuramente molto molto buona. Andiamo subito a giocare rapidamente qualche istante. C'era un percorso che era particolarmente bello, che era ricco di effetti. Era questo qui. Allora, aspettiamo qualche istante di caricamento, alziamo il volume al massimo, ascoltiamo anche l'audio tramite queste due casse frontali Boom Sound, che sono davvero di buona qualità. Audio non elevatissimo, ma sicuramente molto piacevole da ascoltare. Come è possibile vedere, già qui ci sono tutta una serie di effetti. E qui devo dire che il processore K1 di Tegra mostra tutta la sua potenza, riuscendo a gestire davvero al meglio questo gioco, anche con tutta questa serie di effetti in tempo reale. Io ovviamente non sono bravissimo in questo gioco, ma sono arrivato comunque in prima posizione. Usciamo, allora direi che sicuramente per quanto riguarda il gaming si comporta decisamente bene. Per quanto riguarda invece il player video, andiamo subito a visualizzare cosa, andiamo a vedere cosa riesce a visualizzare questo tablet. Allora, sono visualizzati sia i file in formato MP4, HD Full HD ed anche i 4K, vengono riprodotti anche gli MKV senza la traccia audio, non vengono invece riprodotti nativamente i DVX. Proviamo a riprodurre un po' di un 4K. Andiamo un po' più avanti. Non abbiamo la possibilità di adattare il formato al rapporto 4 terzi, però direi che la qualità è sicuramente notevole. E anche l'audio risulta davvero godibile grazie anche al posizionamento di questi due altoparlanti, che ovviamente permettono di fruire al meglio, appunto di sentire al meglio la separazione stereo dell'audio. Passiamo adesso alla parte musicale, ovviamente ascoltiamo un brano tramite Play Music, che è stato rivisto con il Material Design. Queste sono le impostazioni a nostra disposizione, abbiamo anche la possibilità di andare a regolare l'equalizzazione del suono. Proviamo ad ascoltare qualche istante di un brano, solo per confermare ulteriormente la bontà di queste due casse frontali Boom Sound, che nonostante le dimensioni non particolarmente grandi riescono comunque ad offrire una buona qualità d'ascolto, anche se il volume non è particolarmente elevato. Comunque anche la distanza permette di avere sempre un'ottima separazione per quanto riguarda la stereofonia. Non ci sono particolari applicazioni oltre ovviamente a quelle di Google, quindi direi in conclusione Nexus 9 arriva sul mercato a 389 euro, per la versione con 16 giga di memoria integrata, per arrivare a 559 euro per quella da 32 giga con supporto alle reti 2G, 3G ed LTE. Tre le varianti di colore a nostra disposizione, nero, sabbia e bianco, prezzi che lo pongono in netta concorrenza con l'iPad Air. Qui lo vediamo proprio affiancato al device di Apple, un iPad Air di prima generazione che nelle stesse configurazioni costa solo 10 euro in più e, come sappiamo, può vantare su oltre 650.000 applicazioni dedicate. Nel complesso comunque questo Nexus 9 è un buon device, ha sicuramente un notevole potenziale per quanto riguarda
riguarda l'hardware, ma a mio avviso il distacco appunto da iPad è ancora notevole, non tanto per quanto riguarda appunto la dotazione hardware, ma per quanto riguarda il software. Lollipop, come detto, sembra ancora un po' in versione beta e presenta ancora un po' di problemini per quanto riguarda la velocità, l'apertura delle applicazioni, la fluidità della navigazione dell'interfaccia utente, problemi che, come spero, probabilmente verranno gradualmente risolti con future release. Per telefonino.net, Antonio Monaco.